Io, caro Rolando, volevo ringraziarti per essere qui e volevo chiederti un paio di impressioni sul seminario. Quindi, innanzitutto volevo chiederti come pensi che sia andata in generale l'esperienza che hai fatto qui, quali sono stati i punti che magari cambieresti, quali sono state le sfide, fare magari un quadro di pro e contra. Ma allora, innanzitutto io ho scelto questa modalità, quindi di intersezione tramite il video, adesso la terminologia forse confondo sempre intervisione, intersezione, forse anche lì bisognerebbe fare un po' forse di chiarezza una volta per tutte, ma è un po' più un mio problema, perché la modalità precedente l'avevo già esperita, cioè quindi io andavo a visitare la lezione di un collega e un collega veniva a visitare la mia, ci si scambiava poi i vari, come dire, narrazioni, i vari racconti, le varie impressioni. Questa modalità per me era qualcosa di nuovo, per cui ho colto un po' l'opportunità data dai corsi per fare anche qualcosa di questo tipo. E devo dire che la prima impressione comunque è stata un po' di stupore, perché io ho diversi anni che insegno, anche in ambiti e contesti diversi, quindi non solo come dire, nell'ambito professionale, e mi ha fatto un po' impressione comunque vedermi insegnare, cioè qualcosa che anche senza questa esperienza penso mai avrei spontaneamente fatto. Dopo c'è una forma forse anche di pudore, ma forse anche una non necessità, per cui se uno non è spronato a non intraprende un certo tipo di attività. Quindi da un lato comunque sì, mi ha colpito un po', perché sì, ho visto un po' delle mie maniere di fare, alcune magari ne avevo già sentore, altre comunque mi hanno un po' colpito, anche magari dei tic o delle manie di parlare anche veloce, di cui sono più o meno consapevole, ma talvolta ciò mi sfugge. E quindi ecco, mi ha permesso in qualche modo di dare un'occhiata a quello che uscire un po' da me stesso in fondo, no? D'altro canto, ho trovato anche interessante, se posso così a ruota libera Certo. esprimermi, vedere anche, come dire, altri docenti, questi messi nelle stesse condizioni, come dire, tenevano le loro lezioni, quindi attraverso dei filmati. Filmati che evidentemente rispetto alla modalità di intervisione, diciamo, presente, permette di avere quasi una visione oggettiva, nel senso che non c'è una regia, perché sappiamo che anche una regia in fondo sceglie le Certo. inquadrature, adesso sono inquadrato, c'è una certa disposizione, quindi è già una regia. Lì invece la camera è posta e illustra in maniera più o meno oggettiva. Dico più o meno perché in realtà il vantaggio che ho rilevato è quello che comunque è un documento che può essere poi rivisto, può essere fermato, si può entrare nel dettaglio, però la sua visione comunque è sempre quella di un punto fisso. A dipendenza dell'inquadratura, dei materiali che venivano forniti miei o dei colleghi, la visione d'insieme della classe era anche comunque parziale. Quindi in una classe ci sono anche queste dinamiche, questi ammiccamenti, queste gestualità, che, come dire, non sempre trovano una verbalizzazione, ma è una comunicazione altra. Quindi questo forse è l'aspetto che viene a perdersi. D'altro canto, appunto, rispetto alle modalità precedenti che avevo fatto di intervisione, non so, è come andare a vedere uno spettacolo di teatro. Tutto il pubblico è presente allo stesso spettacolo, alla fine ognuno di loro, di noi, torna a casa e compagno, la moglie o quant'altro chiede un racconto, ognuno racconterà partendo già da una sua visione, mettendo a fuoco alcuni aspetti che saranno evidentemente suoi, pur pensando di raccontare qualcosa in maniera più o meno oggettiva. Dopo è chiaro, uno dirà: a me è piaciuto, a me, quindi è anche inevitabile. Quindi il video in qualche modo ha questa dimensione comunque più oggettiva, con lo scotto appunto di non avere magari la possibilità di cogliere determinate sfumature. Poi è vero che appunto quindi è ripetibile, consultabile, documentabile e quindi permette anche un ritorno a posteriori, un'analisi anche magari su diversi aspetti, su diversi temi, no? Quindi è un materiale quasi forse vivo, no? Apparentemente sembra che cristallizzi una lezione, un momento, in realtà questo materiale può essere riutilizzato a dipendenza di quello che poi si può andare ad osservare, no? Quindi ecco, l'ho trovato comunque interessante e forse è un complemento alla modalità, può essere un complemento, cioè credo che può essere usato a complemento della modalità più classica, dove io come pari vado a vedere una lezione di un altro, dopo c'è la supervisione, ma questo penso sia il tema adesso di quanto stiamo discutendo. Vantaggi e svantaggi, allora, per quanto riguarda le visioni dei video dei colleghi, talvolta era un po' difficile cogliere un po' la contestualizzazione. Credo che bisognerebbe magari anche dare
modo ai docenti di, nella modalità c'è la possibilità di fare un'introduzione che serve a contestualizzare, però ho visto personalmente che non sempre questa veniva espletata. Quindi sì, c'era il tema che era un po' il focus su cui, non so, dare un compito, assegnare oppure correggere, quindi però era un titolo, però il docente avrebbe dovuto forse, è anche un'autocritica, meglio contestualizzare quanto andava facendo, perché un po' ci si mette a entrare nella dinamica di cosa sta facendo il mio collega, anche perché insegna di discipline magari diverse, e quindi ecco, è più difficile, no? Cogliere sfumature o di cosa si sta trattando, e quindi coglierne la portata, ecco, al di là dell'aspetto didattico, di comunicazione, ecco. E quindi tu consiglieresti di farlo in... nel senso, il docente sta iniziando una lezione e fa una piccola introduzione, anche se questo magari non verrebbe fatto in una lezione, tra virgolette, normale, o magari in forma scritta? No, mi sono forse espresso male. No. Intendo che il docente, a livello di intervisione, ha la possibilità di introdurre una nota scritta. Sì. Ecco, secondo me quello potrebbe essere già sufficiente. La nota scritta, in fondo, porta a essere anche concisi, a dire, diciamo, gli aspetti salienti della lezione, contestualizzarla, in modo che rimane all'interno del documento. Dopo, forse prima della presentazione, magari in plenaria, può essere magari dato modo al docente di dire due parole, ma questo in fondo avviene. Però io in fondo ricevo uno spezzone con la possibilità di inserire dei commenti, e io lavoro su quello. Certo, sì. E non ho quindi quel commento, a meno che non viene messo come introduzione, e questo mi permette di contestualizzare. Dico questo perché appunto le discipline spesso sono così specifiche. Penso al mio collega con cui ho svolto questa attività, come pare, in realtà lui insegnava tutta un'altra disciplina, quindi terminologie, modalità che per lui sono anche ovvie e evidentemente non necessitano di esplicitazioni, però per chi osserva, vuol comprendere un po' anche la dinamica, forse è utile, non dico entrare nella materia perché non sarebbe impossibile, no? Però perlomeno avere un quadro di cosa si sta facendo, qual è il tema e alcune magari particolarità che lui ritiene utile. Ecco, ma questo l'ho sentito anche dal mio collega, nel senso che qualche volta diceva, non capivo bene in che contesto, qual era il focus della tua lezione. Cioè, questo può essere anche una critica alla lezione, però in realtà negli spezzoni dove si guardava determinati argomenti, spesso cioè era già troppo focalizzato. Ecco. Ok, questo è interessante. Invece tanti ci parlano di vulnerabilità nei confronti di un rivedersi. Lei ha notato, tu hai notato questa cosa o non l'hai sentita particolarmente? Penso che dipenda molto dalla sensibilità personale, da un lato, cioè io credo che questo venga svolto comunque in un contesto protetto, nel senso che almeno io mi sono sentito all'interno di un gruppo di lavoro finalizzato a lavorare, a comprendere dei meccanismi legati alla didattica, quindi non mi sentivo come persona, come individuo, ma neanche tanto come docente in realtà, cioè non ho mai colto una sfumatura, qualcosa che ponesse in dubbio la mia figura di insegnante, certo, casomai certo. È una possibilità, un'opzione. Dopo però posso capire benissimo una sensibilità specifica di ognuno che è diversa, quindi magari qualcuno messo a nudo, ma come ogni cosa, quando ci si disvela qualcosa di noi, in qualche modo può spiazzarci, magari uno preferisce in quel momento non avere questa possibilità. Esatto. Però ecco, penso che come presentata, adesso non per piaggeria, ma come presentata e svolta, di principio questa vulnerabilità non sussiste. Ecco. Fermo restando che poi è data possibilità anche a noi docenti di scegliere quale delle modalità, quindi chi si sente anche un po' più così toccato non è che deve sacrificarsi e farlo gioco forza, no? Così certo. Mi sembra che questo può essere dopo rimanere ancora una scelta ultima. Invece una domanda riguardante la componente collaborativa del seminario. Come hai trovato gli incontri in plenaria a livello di possibilità di costruire una conoscenza, di aggiungere nozioni di conoscenza in generale? Sì. Pensi siano state utili da questo punto di vista? Sì, più che utili, anche forse necessarie, perché solo la visione del video con i commenti del pari, diciamo, viceversa, rimane comunque qualcosa di sterile. Questo permette la visione in plenaria o anche il commento di altri video, quindi la partecipazione e la focalizzazione su determinati temi, permette comunque di aggiungere quelle sfumature, quegli aspetti che magari comunque il video non è riuscito a cogliere. Adesso parlo più quasi di aspetti tecnici, però quelli, sì, diciamo, didattici non
li discuto perché li trovo comunque interessanti, altrimenti non saremmo che a discuterne di questo, no? Ma dal profilo tecnico trovo quindi quasi necessario poi procedere a una visione, a una condivisione, e quindi ecco qua ancora a maggior ragione ci vuole una disponibilità di fondo, perché mm-hmm. se uno già magari col suo pari ha qualche problema a mettersi nudo, tra virgolette, farlo in un contesto un po' più allargato potrebbe essere ulteriormente problematico. Però chiariti questi aspetti, fatte queste premesse, dopo diventa quasi necessario per tutti questi aspetti, quindi precisare, dettagliare e poi sviscerare in fondo. Uh-huh. Poi forse più occhi che guardano determinati aspetti possono dare anche altre interpretazioni o altre, come dire, visioni. Certo. Anche per il motivo detto prima, che ognuno in fondo dopo coglie, anche pur partendo dallo stesso video, anche qua, aspetti che magari a altri sono sfuggiti. Bene, questo per noi era molto importante, mm-hmm. sapere quale fosse la sua impressione riguardo appunto alla componente mm-hmm. più collaborativa. Mm-hmm. E con questo io non ho più domande, a meno che tu non abbia qualcosa che vorresti aggiungere o qualsiasi altro commento mm-hmm. riguardo all'esperienza. Diciamo che sono contento di avere, come dire, avuto la curiosità di vedere cosa è questa intervisione fatta attraverso questi strumenti, diciamo, attraverso mm-hmm. il video, ecco, quindi l'ho trovata un'esperienza comunque interessante. Mm-hmm. E lo strumento l'hai trovato di facile uso? Sì, di facile uso, okay. Perché pur essendo io non un, come dire, certamente non del mestiere, però oggi, come dire, con gli strumenti, io ho fatto dei video molto semplici, evidentemente cercando cioè pensando un attimino all'inquadratura, alla posizione, a cosa avrei inquadrato, quindi non proprio a caso, però con un semplice certo. telefonino, che dire sì. telefonino oggi è riduttivo perché è tutto tranne che telefonino. E usando anche strumenti come un leggio, perché non avevo cavalletti così, o come si chiamano quegli affari per fare i selfie, sì. cavalletti sì, così, sì, sì. ma un semplice leggio, come dire, musicale per gli spartiti, sì, e quello sì. è geniale perché non si fissa come niente, e angolatura e stabilità. Quindi con mezzi rudimentali ma molto semplici, è possibile oggi, ricordo io una volta queste possibilità, sì, erano delle cose... Le camere di 20 kg sulle spalle... Sì, 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 ma poi anche video, audio e quant'altro, qualità poi di assemblare, come dire, fare lavori di... adesso mi sfugge il termine... Editing, o togliere, diciamo, quelle parti che poi non erano così, perché il video comunque deve essere un po' anche una sintesi, mm-hmm. no? La durata sì, giustamente sì. richiesta sono quei 20 minuti complessivi. E per quanto riguarda i video? Ai video, allora, anche questa è un'altra opzione interessante, anche lì mi sono, come dire, interessato a questa modalità. È anche vero che sono tutta una serie di attività collaterali che richiedono anche il loro tempo, e quindi per ora credo di non aver sfruttato tutte le sue potenzialità. Bene, però ti sei trovato bene per l'uso che ne hai fatto? Sì, sì. Avresti qualche... Sì, sì. No, quello comunque di lanciarsi, cioè di non avere il timore. Io inizialmente avevo qualche remora proprio perché pensavo, ma sì, no, anche tecnicamente, come dire, no? In realtà appunto oggi queste cose sono superabili, anche comunque la consultazione di questi documenti sono, come dire, dei programmi molto intuitivi, molto facili da usare, quindi uno non è che deve avere magari qualche remora pensando, no, io rimango su un piano più tradizionale, mm-hmm. carta, penna, osservazione. Bene. Bene, io ti ringrazio moltissimo. Grazie a voi.